Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Vi ricordate quella deliziosa e invitante cioccolata calda che Ned Flanders, il vicino di casa di Homer, aveva preparato con tanto amore a Bart nel film I Simpson? Sono certo che mentre eravate al cinema o seduti sulla vostra comoda poltrona a gustarvi questo bellissimo lungometraggio, per un attimo avreste voluto gustare quella che a prima vista sarebbe stata una cioccolata calda perfetta. Beh, con il nostro video potrete crearla a casa con lo stesso sapore e con la stessa gioia del film. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Iniziamo la nostra ricetta mettendo un pentolino sul fuoco al quale aggiungiamo 240 ml di latte fresco intero, 100 ml di panna fresca e 100 ml di latte condensato. Per chi non avesse visto la nostra ricetta può guardare il link in descrizione. Poi mescoliamo fino a sfiorare il bollore, ossia finché non raggiungerà i 97-100 gradi. A questo punto possiamo aggiungere 100 g di cioccolato fondente al 52% di qualità, tagliato a scaglie, e 90 g di cacao amaro di qualità. Poi mescoliamo per bene finché non si saranno amalgamati. Infine possiamo aggiungere 5 g di caffè solubile, 70 g di zucchero di canna e un pizzico di sale. Mescoliamo per bene per altri 2 minuti. Questa sarà la consistenza finale che dovrà avere la nostra cioccolata. Se vedrete che formerà dei grumi la dovrete passare in un passino per renderla bella liscia. Ora montiamo la nostra cioccolata esattamente come nel film dei Simpson. Iniziamo versando la nostra cioccolata in una tazza bella capiente. Proseguiamo aggiungendo uno strato bello consistente di panna montata già zuccherata. Come vuole la ricetta, aggiungiamo un wafer oppure un cracker al lato della tazza. A questo punto diamo una grattata bella generosa di cioccolata. Subito dopo andiamo a tostare un marshmallow. Per chi non avesse una fiamma ossidrica può farlo direttamente sul fuoco come noi. Per concludere in bellezza la nostra ricetta aggiungiamo un po' di panna sopra il wafer. Poi con molta delicatezza adagiamo il marshmallow sopra. E voilà ragazzi, l'abbiamo finita! Ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meraviglia di una cioccolata calda. Ragazzi, veramente tanta roba! È corposa, cioccolatosa, veramente una meraviglia. Qui siamo a un livello di pasticceria veramente altissimo. Il caffè insieme al sale vanno a incrementare il gusto del cioccolato, donandogli un retrogusto veramente fantastico. Infine la panna con la sua leggerezza dona carattere alla cioccolata e la va a completare in un modo stupendo. Insomma ragazzi, è veramente favolosa, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.